a tutti e bentornati sul mio canale. Allora, mi vedete con lo sfondo nuovo, questo ce l'aveva mia sorella e non lo usava, quindi l'ho preso io ed è bellissimo. Allora, oggi nuovo video, non registro da ben 2 settimane, comunque i capelli sono questi, sono rimasti ancora bellissimi e andrò a schiarirli più in là comunque. Questo video vi faccio vedere un po' di acquistini fatti con i saldi. Vabbè, l'ho fatti una settimana così, ma non è tantissima roba perché non ho esagerato. Più o meno le cosine che mi servivano. Intanto, oggi ho preso soltanto una cosa, cioè 2 cose, 3 cose, 4 cose, vabbè, un po' di cosine. E le altre le ho prese un po' di giorni fa. Inizio a farvi vedere le cose di trucco. Allora, da Wycon queste cose le ho già utilizzate, quindi indosso già qualcosa, ho già qualcosa in viso di queste cosine di Wycon. Allora, la cosina che costava di più è questa matita per le sopracciglia, che dentro ha anche un temperino. Allora, vi faccio vedere più o meno. Oddio, è tutta incastrata qua. Ve la volevo far vedere. Aspettate, devo aprire dall'altra parte. Tanto devo tirare fuori da qua, quindi andrò ad aprirlo. E abbiamo questa matita così. E questa l'ho pagata. Aspettate un attimo, che ho lo scontrino che ho conservato. Questa l'ho pagata. Oddio, no, non ci riesco a vedervi i prezzi, vi giuro, perché stanno tutti con lo sconto, con quello, con l'altro, e non ve li so dire comunque. Vabbè, comunque l'ho pagata sui 12 euro, mi sa questa quella costava di più. Eh sì, perché questa non stava né scontata né niente. E abbiamo anche il suo temperino. Scusatemi, apro un attimo qua, perché tanto devo buttare tutte queste cosine. Non ci riesco, ecco. Il temperino, che ho già temperato la matita perché ho fatto la stronzata di metterci il tappo, questo qua. E niente. Queste cosine qui. E sì, mi trovo bene, anche perché in estate col gel per le sopracciglia mi trovo che si scioglie, quindi la matita, essendo che è un po' più dura, va meglio. Poi volevo prendere, visto che uso sempre per il contouring la terra, quella lì di Hoola, e c'era questa in offerta a 6 euro e l'ho presa. Una semplice terra, è pure grande questa, aveva voglia a te, questa non la finirò mai. Ed è fatta così, vedete? Non so, la colorazione non si capisce. Vedete, è così. È bella chiara, così la posso modulare io. Non volevo prenderne una troppo scura che poi mi fa macchia. E ho preso questo. Poi ho chiesto un illuminante. Pensavo mi desse quello che si chiude. Però vabbè, mi ha dato questo così. È un po' scomodo perché, essendo che non ho la palettina dove porre tutte queste cialdine, è un po' così. Questo qui, che sarebbe un illuminante, che l'ho usato oggi anche per gli occhi, e ora ve lo faccio vedere, è veramente bello. Non so se si nota qualcosa, ma vabbè, ne provo ad aggiungere un altro po'. No, non si nota, è la luce che sfalsa tutto. Comunque è bellissimo perché è pieno di glitterini. Ed è rosato, perché quello là di Fenty Beauty che ho preso, se non avete visto il video, andatelo a vedere, degli acquisti di Sephora, e è bellissimo, lo uso tantissimo, solo che è bianco, è proprio bianco bianco, quindi volevo pure una cosa un po' più colorata. E ho preso questo comunque l'ho pagato poco, sui 5 qualcosa. Poi volevo, io sono entrata per prendere il blush in primis, ho preso un blush piccolissimo e ho preso pure altre cose, vabbè, sapete com'è. Ho preso questo semplice blush rosato che ho indosso anche oggi ed è fatto così. È bellissimo. Semplice blush, si sfuma bene. No, ne ho messo un po' troppo, però vabbè. Poi vi regolate voi, io metto tanto. E come ultima cosina, a 3,99, come stanno sempre i mascara. Scusate, rompo questo perché ho preso questo mascara qui. Questo verde così è volumizzante ed è fatto così. Vedete? Molto carino. Ok, adesso continuo a farvi vedere le altre cosine. Intanto queste erano le cosine e ho speso in totale 29,55, quindi su queste cosine. Poi oggi sono andata da Sephora.
Non so, sono entrata per curiosità, per dare un'occhiata alle cose che stavano in offerta e non ho preso niente in offerta, però ieri mi ero guardata un video su YouTube di una ragazza che ha preso la palette di Natasha Denona. Sì, non ho preso quella perché costa troppo, ho preso quella piccolina perché voglio provarla. E sì, ero indecisa se prenderla perché comunque costicchia, anche questa, più 24 euro, 24 euro questa. E sì, questa qui. Quello, vabbè, il pack è bianco. E niente, adesso vi faccio vedere. Aspettate un attimo. Oddio, non ci riesco. Non ci riesco ad aprirla, ecco. Ok. Questa qui, con questa colorazione, con questi colori qui. E ho preso questa perché. Sì, lei. Ho preso questa perché sono un po' dei colori che uso molto spesso e voglio provarla. Ho sentito che questi sono il top degli ombretti, quindi fatemi sapere giù nei commenti se volete un trucco con questa e ve lo faccio. Comunque bellissima, non ve la vado a swatchare perché mi sembra un po' la cosa mettermi a swatchare adesso, quindi andremo a provare direttamente insieme, sempre se volete, quindi fatemelo sapere, se no non vi faccio il video. E eccola qua, vabbè, poi io niente, un profumino di questi, di campioncini, e niente, allora, poi, scusatemi, mi piego un attimo a prendere le scarpe, che ho preso un paio di scarpe, da Scarpe Scarpe, si chiama così? Scarpe Scarpe? Sì, da Scarpe Scarpe, ci sarà, ecco sì, Scarpe, Scarpe Mania. Allora, ho preso un paio io metto sempre le scarpe da ginnastica, ok? Perché ho il problema con i piedi che ho la lucevalgo, quindi ho problemi con le scarpe con i tacchi, quindi anche per quando vado alle occasioni, battesimi, eccetera, faccio molto fatica, mi fanno male i piedi da morire. Ho preso queste che sono in vera pelle, quindi si dovrebbero modulare meglio al mio piede. Sì, non volevo andare al cinese a prendere le cose plastificate perché mi fanno male da morire. Queste stavano a 49, scusate, a 49,99 e le ho pagate soltanto 20 euro. Adesso ve le faccio vedere, le ho già indossate una volta. Le ho prese quelle fatte un po' a punta perché non ho trovato quelle con la punta rotonda. Allora, le scarpe sono queste qui. Sono fatte così, che hanno il tacco, non è neanche, scusatemi, non è neanche troppo esagerato, però per le occasioni, per quando si esce la sera, magari con un bel vestitino, sono bellissime e hanno questa chiusura fatta così. E sì, sono molto belle queste scarpe qui che ho già indossato, come vi ho detto. Carine, perché non avevo delle scarpe da mettere, come vi posso spiegare, per le occasioni così più banali quando si esce al centro, eccetera. Che ne so, una passeggiata più, non una passeggiata lunga perché sennò morirei lo stesso. Però molto belle queste scarpe, quindi belle. Ve le faccio vedere indossate fra poco, perché sono passata anche da Bershka e ho preso tre cosine. Ci avrei un'altra cosina che ho preso un po' di tempo fa, il porta orecchini, quello di Tiger, però vabbè, non vi vado a cercare, perché so tante cose che compro, ma non ve li vado a far vedere adesso, dovrei stare a cercare per casa tutte le cosine. Allora, oggi ho preso queste cosine da Bershka. Ero andata già qualche giorno fa, però c'era talmente tanta gente, talmente tanto caos che ho preso, sono entrata, ho dato un'occhiata e sono uscita. Però oggi, che era più tranquillo, sono ritornata apposta perché ci stanno i saldi a prendere delle cosine. Intanto, questa è la prima cosina. È questa magliettina un po' con il collo così, che mi sembra abbastanza, molto, abbastanza fresca. Quelle che avevo preso, compresa questa, magari per uscire la sera perché di giorno hanno un po' un materiale un po' felpato, non so. Fa un caldo da morire, quindi evito. Quindi questa penso che per settembre fino a ottobre con un bel giacchettino perfetta, con un bel paio di jeans a vita alta, anche perché è un crop top anche questo. E niente, questo uguale, una specie di crop top e bellissimo. Questo qua costava, oddio, non ci sta il prezzo iniziale, mi sa però. Aspettate
Aspettate. Vabbè, non vi so spiegare che c'è scritto 9,99, 5,99, però non si capisce. Non si capisce perché hanno messo il doppio prezzo così, quindi vabbè, sarò io una capra e non capisco però. Carina. Poi, altra cosina che ho visto l'altra volta, però pensavo fosse una gonna. E oggi ho notato che questi sono dei pantaloni, cioè una gonna pantalone fatta così. Bellissima. Cioè, l'ho provati. E sono veramente belli. Questa costava 25,99, pagata 12,99. E sì, vabbè, ho preso una M ed è bellissima. Questa ve la faccio vedere indossata dopo con quei tacchetti. Il top. Poi ultima cosina che ho preso. Allora, avete già visto, se non avete visto il video degli acquisti di Bershka, ho preso un pantaloncino fatto a gonna. Un pantaloncino fatto a gonna e sono andata a ricercare se c'erano altri modelli perché li sto usando tantissimo, quelli mi piacciono. E guardate qua, quanto sono belli questi, vedete, sono dei pantaloncini. Calcolate che sì, li posso mettere anche adesso in estate, però potrei metterli anche in autunno-inverno perché sono un po' felpati, sono un po' pesantini, non sono leggerissimi. Questi con magari sempre un giacchettino con, tanto è a vita alta con una magliettina dentro e con le scarpe, quelle stivali alte, secondo me il top. Quindi ho pensato anche che potevo usarle in inverno, anche perché non mi andava di prendere cosine troppo estive, anche perché l'estate sta per finire, manca poco e finisce. Quindi sì, questa qui, questa è una gonna, pantaloncino, vabbè. Adesso vi faccio vedere indossate queste tre cosine, compreso di scarpe, scusatemi. E nulla, questo era il video. Intanto io vi saluto adesso, vedrete giusto la clip finale delle cose indossate. Io spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto. Ve lo dovrei dire sempre all'inizio del video che vi dovete iscrivere perché ho pochi iscritti, stranamente. Forse non piaccio alla gente. Antipatica, non lo so, vabbè. E niente, iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao.